o forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? Invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. Ecco la respinta del portiere. Colpisce per indice di no. Ha messo alla prova il portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Libera al momento giusto. E c'è un altro corner a loro disposizione. Incornata! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. C'è la palla lunga, in avanti. Matuidi. Pjanic. La Juventus non ha mai perso nelle ultime 5 gare fuori casa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova ad andare via con eleganza. Chiellini. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Può metterla in mezzo. Ancora dentro. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. Pjanic. La gioca corta. Sulla destra. La Juventus guadagna un altro corner. Pjanic, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Spazza via. Khedira. Bernardeschi. Bel gesto tecnico. Chiellini raccoglie un passaggio dalle reti. Para con grande sicurezza. Prova il tiro al volo. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Lungo passaggio in avanti. Matuidi. Douglas Costa. La versione di Douglas Costa. Può concludere. Pallone fuori davvero di pochissimo, è un peccato. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però va bene a provarci. Pallone lungo in verticale. Fa sportellate con il suo marcatore. Allarga il gioco a destra. Il pallone arriva a Dzeko. La Roma è reduce da un pareggio per 2-2 in quella che è stata sicuramente una partita bellissima e combattuta. Ottengono un tiro dalla bandierina. Attenzione per indice di no. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone, era molto pericoloso. Douglas Costa riconquista la palla. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti.
La Roma. Al momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo. Può contare su un attacco formidabile. Palla Mkhitaryan. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Scodella in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Pellegrini. Dzeko. Pellegrini. Mkhitaryan. Florenzi riceve in posizione interessante. Allontana la minaccia. Diawara. Mkhitaryan. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Khedira riesce a rubargli il pallone. Gioca con un pallone lungo. E no, niente, è finito in fuorigioco. Dzeko. Pellegrini. Khedira, di forza. Buona occasione per Bernardeschi. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? La Juventus ha praticamente fatto una dichiarazione di intenti, cercando di sfondare dalla fascia destra. Hanno scardinato la difesa più di una volta, ma non sono riusciti a buttarla dentro. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. E iniziano i secondi 45. Calcio di punizione per la Juventus. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? E ora deve comprare. Ecco il tiro! Allontana il pallone. Buona occasione per Bernardeschi. Chiellini. Cross in arrivo. È ben posizionato e spazia via la palla. Scatta verso il pallone. Allontana il pericolo. Dzeko. Pjanic riconquista la palla. Palla a Bernardeschi. Numero. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Florenzi. Elegante. Veretout. Allarga il gioco sulle fasce. E passa! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Veretout. Trova il compagno. Dzeko! È stato splendido l'intervento del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. C'è la palla lunga in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Si libera della palla ed evita complicazioni.
Costa. Matuidi. Ottimo dribbling. La versione di Douglas Costa. Libera al momento giusto. Florenzi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Mkhitaryan. Siamo ancora a reti inviolate, il tempo passa. Riceve il passaggio. C'è il retropassaggio. Palla filtrata per Dzeko. Cerca il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ultimo assedio in cerca del gol della vittoria. Khedira. Decide di sfruttare la fascia. Scatta verso il pallone. Salta e colpisce di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La Roma deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Under. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Matuidi. La partita ormai si è incanalata verso un risultato di parità, verso lo 0-0. Sono state brave le difese a non concedere occasioni e un po' meno bravi gli attacchi a non saper mettere in difficoltà i rispettivi avversari. Chiellini raccoglie un passaggio dalle retrovie. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Spazza via. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Calcio di punizione per la Juventus. Momento fondamentale della gara, buona opportunità. Vediamo se può capitalizzare. Ottimo disimpegno, fondamentale. Matuidi. Bentancur. Rabiot. Palla a Bernardeschi. Cuadrado. Sulla fascia, è libero. C'è il cross. Ci mette una pezza. Ora mi chiedo se finirà così o se poi... Costa! Salva la sua porta. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Smalling. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto...